Video ricetta. Allora, oggi faremo la mini torta che avete visto in un mio vlog e vi è piaciuta tantissimo. Mi avete chiesto la ricetta, ma io ho pensato che forse era più bello farvi direttamente un video, così vi faccio vedere tutti i passaggini. È veramente facile, ci sono pochi ingredienti e ci vuole un secondo. È una torta piccolina perché viene fatta cotta in questo pentolino, quindi non dobbiamo neanche accendere il forno e va bene per tutti. Ma per esempio nel mio caso io sono celiaca, quindi i miei dolci li mangio solo io e una torta così grande mi dura un mese. Allora, mi sono ingegnata, ho trovato su internet varie ricettine che fanno queste mini torte, l'ho provata ed è venuta buonissima. Può essere utile anche per chi vive da solo, così non si può negare una tortina, ecco, perché a volte uno dice non la faccio, se no non la finisco più. Quindi, ragazze mie, io direi di cominciare con gli ingredienti che sono veramente pochissimi. Adesso io vi posiziono in modo che riusciate a vedere tutti gli ingredientini. Eccoci qua. Li vedete? Sì. Allora, abbiamo un uovo, eccolo qui, già messo in una ciotolina. Poi abbiamo 60 grammi di farina di riso. Io ho usato la farina di riso per il mio problema, ma voi potete usare una farina zero, oppure potete fare 50 grammi di farina e 10 o 12 di cacao. Insomma, ve lo aggiustate un po' come vi pare. Io vi faccio una ricetta base che poi può essere modificata come voi volete. Poi ho messo questo qui è una spremuta di arancia e sono all'incirca 65 grammi. Io ho messo la spremuta d'arancia, ma voi potete mettere il latte, un succo di un altro gusto, un latte vegetale, insomma quello che volete. Poi 15 grammi di zucchero. Ne metto poco io perché non mi piacciono tanto dolci, però se vi piace più dolce, io penso anche 20 grammi andranno bene. Ho usato lo zucchero integrale di canna perché mi piace il sapore, ma voi potete usare quello classico, oppure il miele, insomma, qualsiasi tipo di dolce di canna. Poi abbiamo 4 grammi di lievito per dolci, il mio è quello senza glutine, e 15 grammi di olio. Io uso l'olio di semi di girasole per fare i dolci perché secondo me è molto leggero, non dà tanto sapore alla torta. Allora, quello che ci serve è una ciotolina, un pentolino col coperchio e una forchettina e un cucchiaio. Questo è tutto il necessario. Allora, io direi che possiamo cominciare a lavorare. Eccoci qua. Vedete? Sì, dai, si vede bene. Ok, direi di cominciare con sbattere l'uovo. È veramente semplice, ci vuole 2 secondi. Diciamo che il tempo più lungo è la cottura perché va fatta a fuoco lento. Ok, adesso mettiamo tutti i liquidi, quindi versiamo il succo d'arancia, continuiamo a mescolare, l'olio di semi e continuiamo a mescolare. Poi io aggiungo lo zucchero e adesso cerchiamo di amalgamare il tutto. Ok. Veramente, guardate ragazze, io sono rimasta esterrefatta dal risultato, quindi spero anche voi, insomma, che vi venga bene e vi piaccia. Ecco qui, adesso però farei un piccolo passaggio che è un po' una scocciatura, soprattutto perché non c'ho un colino. Bene, niente, volevo. Allora, se voi avete un colino pulito, setacciate le farine. Io non ce l'ho, quindi le butto così, vi faccio vedere che è la stessa cosa. Andiamo ad aggiungere la farina di riso e poi la farina, sì, la farina, il lievito. Ok, adesso cominciamo ad amalgamare in modo che si tolgano tutti i grumi. Poi vedrete che man mano che girate i grumini si tolgono. Veramente veloce, eh? Secondo me si può fare in varie versioni, si può mettere dentro un po' di frutta secca. Si può mettere dell'uvetta che a me fa impazzire, le gocce di cioccolata, ma voi sapete che io sto in quaresima e quindi non posso mangiare la cioccolata, se no l'avrei fatta così, fidatevi. L'avrei fatta sicuramente al cacao con gocce di cioccolata e poi sopra avrei versato una bella cremina al cacao con dente.
bella godugliosa, diciamo, cicciosa. Ecco qui, ragazzi, guardate com'è venuta bella fluida, veramente semplicissima. Ok, adesso direi di passare ai fornelli e vi faccio vedere il passaggio della cottura. Vi metto un attimo in pausa. Allora, ci siamo spostati sui fornelli, ho messo il pentolino che ho precedentemente oleato per bene, vedete le goccioline, con uno scottex e proprio tutta la superficie, anche sui bordi. Ho acceso il fornello più piccolo alla massima velocità e lo faccio scaldare un pochino. Una volta scaldato per bene, aspettiamo almeno qualche secondo. Il rumore di sottofondo è mio marito che piano piano sta cercando di mettere a posto la piccola spesuccia che ha fatto. Ok, adesso si è scaldato. Una volta scaldato, versiamo il composto. Guardate com'è bello cremoso, eh? Manco un grumo, quindi non c'è manco bisogno di setacciare la farina, secondo me. Ok, una volta versato lo copriamo e abbassiamo il fornello al minimo, guardate, veramente poco, eh? E ve lo scordate qua sopra, cioè no, scordate, ve lo lasciate qua sopra finché la superficie non è più appiccicosa. Comunque adesso io questo passaggio poi ve lo faccio vedere perché è il momento, quando non è più appiccicosa, è il momento di girarlo, quindi ci vediamo tra un po'. Allora, ragazze, ho appena fatto la prova toccando la superficie, vedete, è rimasto l'impasto? Questo vuol dire che ancora non è pronto, quindi lo copriamo e lo teniamo un altro pochino. Quando si tocca e non rimane l'impasto sul dito, vuol dire che è ora di girarlo, ma poi vi farò vedere. Allora, ragazze, siamo arrivati al momento fatidico. Vediamo se è pronto. Faccio prova dito, guardate, non rimane niente. Quindi, secondo me, è pronto per essere girato. Vi faccio vedere come lo giro io. Mi sono ingegnata, prendo una palettina così, l'adagio sopra, vedete, questa c'entra proprio perfetta. L'adagio, giro e sollevo. Guardate che bella. Poi prendo la tortina e la rischiaffo dentro. Poi chiudo e aspettiamo altri 5 barra, forse 10 minuti sono troppi, altri 5 minuti circa, poi vediamo se è cotto, vi faccio vedere come faccio a vedere se è cotto. E poi la tortina è pronta. Avete visto quanto era bella? Ma voi non potevate capire quanto era soffice. Non ve l'ho fatto vedere perché era praticamente bollente, ustionante. Adesso aspettiamo 5 minuti e poi vediamo il risultato. Eccoci qui, sono passati all'incirca 5 minuti. Per vedere se la torta è pronta, io faccio la prova a stecchino. Buco, mamma mia quanto è soffice. Poi vado a toccare per vedere se è cotta e secondo me è cottissima. Adesso la togliamo. Io la tolgo o così, tanto spegniamo il fuoco. Così, però no, così non mi piace. La tolgo con la stessa tecnica, giro. Guardate che bella, bellissima. E la mettiamo sul piattino. Cioè, guardate che splendore, quanto è alta. C'è un profumo, ma poi la soffice. Cioè, io non so come farvi vedere quanto è soffice. Guardate, guardate. Adesso è bollente però, quindi aspettiamo un pochino che si freddi e poi facciamo la prova assaggio. Facciamo una bella fotocopertina. Anzi, adesso in diretta, eh. Facciamo una bella fotocopertina insieme a voi. Che dite? Aspettate, c'ho pure la spallucciata. Ecco. Così? Boh, vabbè. Adesso devo mettere il timer per far conto alla rovescia, se no non riesco a fare la foto. Ci vediamo tra un po' per la prova assaggio. Siamo arrivati alla prova assaggio. Non è fredda, ma devo andare via, non ho tempo di finire il video, se no. Quindi me la assaggerò bollente, però vediamo com'è all'interno. Allora, a parte quanto è soffice, cioè, non so se si rende l'idea. Facciamo un pezzettino piccolino. Eccolo qui. Cioè, guardate.
Guardate quanto è soffice, spettacolare, veramente buona, è ustionante. Adesso vi faccio vedere dentro com'è. Buonissima. Ok, proviamo ad assaggiarla. Mamma mia, guardate. È scottato. No, è una nuvola. Fatela perché è una nuvola. Non lo so, guardate. Non è stoppaccioso, è proprio leggerissimo, è soffice. Vale, vuoi assaggiare? Vieni. Vieni a fare la prova assaggio con mamma. Valerio sta male, quindi stiamo a casa. Vai, aspetta. È buona? Apri la bocca tutto insieme. Ammete. Com'è? Perfetto. La prova assaggio è andata. Sono contenta e soddisfatta di aver trovato questa ricettina. Fatemi sapere nei commenti se anche voi la provate, se la provate in altri modi, in altri tipi e varietà, diciamo, se ci mettete l'uvetta, le gocce di cioccolato, cioccolata, il cocco, insomma, vari tipi diversi di tortine. Io per ora l'ho fatta così e ragazze, vi giuro, se vi fidate di me, aspetta amore, se vi fidate di me, vi giuro fatela perché è buonissima. Senza forno è una torta da forno. Quindi direi che questa prova è andata bene e niente. Ci vediamo venerdì per il prossimo video. Ciao, buonanotte, ma che sto a dì? Oggi è venerdì, non avete visto il video spesa perché sto andando in questo momento a fare la spesa, quindi lo vedrete lunedì, però vi ho messo questa video ricetta molto sfiziosa. Quindi un bacio, un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Sapete che era finito il video? No, perché mio marito era curioso, anche lui prova assaggio. Com'è? Sembra una torta normale? È normale. Sì, ma è Io fatta in padella. vado Ok, quindi 3 sì su 3 a posto. a covare. Ciao, Ho adesso capito vi come saluto è fatta. veramente. Ciao ragazzi.